ci sono le testimonianze di migliaia di famiglie zoldane, cadorine, bellunesi e poi trevigiane che sono andate in tutto quello che era una volta l'impero austro-ungarico e oggi lo sono ancora, andate in qualsiasi cittadina, grande o piccola della Germania oppure dell'Austria o dell'Olanda e oggi anche in Ungheria, in Polonia e troverete una vecchia gelateria. Chi sia stato ad inventare il gelato è ancora un mistero, ma sicuramente la professione di gelatiere ha iniziato a diffondersi in Europa partendo proprio dal Veneto. Abbiamo vissuto comunque anche noi da migranti andando con i treni, con le valigie, un po' la diffidenza di chi all'inizio non ti conosce. Non è facile inserirsi in un paese straniero. Loredana, figlia di gelatieri, è una passione per la poesia. E portarti alle labbra, con le dita assaggiarti, mio gelato. Qui siamo a Belluno, nel Museo delle Migrazioni, e qui si racconta la storia dei tanti italiani con la valigia. C'è stata una emigrazione di fine 800 in Brasile, no? E 15 anni fa molti brasiliani che avevano radici bellunesi venete sono andati in Germania e in Austria a lavorare nelle gelaterie. Quindi è stata una cosa interessante perché uno stacco, 100 anni di buio, diciamo così, c'è stata la riscoperta di queste radici con il collegamento del gelato, quindi è stata una cosa curiosa. Ci spostiamo a Longarone, dove dal 1959 va in scena la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale. Per l'occasione ci fanno vedere come si faceva il gelato più di 100 anni fa. Non è la macchina moderna che fa il gelato, è l'artigiano con la propria sapienza, la propria intelligenza che fa il prodotto buono. E lo dimostriamo con questa macchina qui, che è assolutamente una macchina manuale. Il freddo lo otteniamo scongelando del ghiaccio con il sale, il ghiaccio e sale è contenuto in un intercapedine qui che trasmette il freddo al contenitore interno in cui possiamo gelare la nostra base, le nostre, i vari gusti di gelato. Il classico è la vaniglia fatta col tuorlo d'uovo, il latte, la panna, lo zucchero e le bacche di vaniglia. Il gelato che si fa adesso è molto più ricco di quello che si faceva 100 anni fa, per cui il gelato viene molto più cremoso. Fausto e Rita, una vita nel mondo del gelato, un'arte che hanno poi esportato in Germania. Si figuri che io avevo il nonno a Vienna nel 1890, che allora non esisteva neanche la parola gelatiere, lo chiamavano Zuckerbäcker, cioè il pasticcere dello zucchero. Siamo molto apprezzati dai tedeschi, ci dicono, e quando fanno delle normative in materia di gelato, noi italiani siamo i primi ad essere ascoltati. In Germania, per esempio, hanno una legge che se uno fa il gelato di frutta, se non c'è un contenuto minimo di frutta, non può dirle che è un gelato di fragola o un gelato di melone. Però devi dire al gusto di fragola, al gusto di limone, al gusto di melone. Prego. Torniamo a Belluno, dove incontriamo Manuel. Il bisnonno, quando c'era l'impero austro-ungarico, vendeva gelati col suo carrettino. Lui continua la tradizione di famiglia. Una volta esistevano le macchine a mano, dopodiché si è evoluta completamente la macchina del gelato e adesso si tira fuori in modo orizzontale con una macchina automatica, è molto più comodo e pratico. Ma la formula per un buon gelato rimane sempre la stessa. Bisogna mettere ingredienti buoni e ingredienti giusti.